siamo con il Gattuso Normanno Francesco Zuffa, qui chiediamo un giudizio su questa partita e sul suo risultato finale. Beh, il risultato come si è visto e come abbiamo giocato, un po' di rammarico c'è, che fino alla fine del primo tempo penso che una squadra di prima in classifica, cioè, non ci ha messo mai in difficoltà, anzi abbiamo avuto più nelle occasioni per passare in vantaggio. Diciamo sfortunatamente la palla non è entrata, a loro è entrato un tiro sul rimpallo che il numero 7 loro si è tirato il piede, non voleva calciare, una cosa del genere, la palla è andata a finire in set. Poi sul secondo gol è finita la partita, che poi comunque un tiro di Occhiuzzi, la palla ha preso la traversa, si è trovato a tu per tu col portiere l'attaccante, poi comunque non so, questi sono segnali quando squadre devono vincere il campionato, perché non penso che noi abbiamo demeritato oggi almeno un pareggio, però poi comunque il campo, i risultati fanno parlare che hanno vinto loro, le chiacchiere non servono a niente. Per domenica prossima abbiamo il Castiglione in casa, l'unica parola d'ordine è vincere. Ma come tutte le altre partite l'unica parola è vincere. Domenica ancora di più, perché con il risultato di oggi si poteva affrontare la partita di Cassino diversamente. Però ora si va avanti e dobbiamo soffrire fino alla fine, perché è un anno che si soffre. Però la Normanna vista nel primo tempo fa ben sperare per il futuro. Sì, vabbè, ma noi finora abbiamo sempre giocato con questa cattiveria agonistica, con questa determinazione, e i risultati finora ci davano ragione, però oggi come il primo tempo pure, un po' vai, quando abbiamo preso quei due gol che siamo un po' frastornati, il risultato e la partita è cambiata un po', però fino sullo 0-0 penso che loro non ci hanno messo mai in difficoltà, abbiamo tenuto la partita bene, volevamo il risultato lì, purtroppo è capitato la cosa inversa. Ringraziamo Ciccio Zuffa per la sua gentilezza e disponibilità verso di noi e gli facciamo tanti auguri per il campionato futuro e per il grosso campionato che sta disputando con la persona. Grazie.